Bella ragazzoni del PMR, qua c'è la Ballottoni Brewers. Noi qua portiamo mazzi alternativi che però riescono a dire a loro in formati dove vengono giocati meno, diciamo. Qui noi abbiamo il buon Hermes, il buon Hermes. Buonasera, buonasera. Si è sognato di portare in un formato dove esiste il fortissimo Azorius Auras, cioè Historic, il mazzo Rune. Di standard con qualche touch un po' così spicy Proprio per bene, proprio bene. citare un altro grande amico di questo canale, Hermes. Che cazzo ti è venuto in mente? Cioè, così prendo le rune e le porto in Historic. Come mai? Perché? Hai detto proprio bene, me lo sono sognato la notte, no, adesso ridendo scherzando, come detto sempre, io ho un grande maestro del Magic che fa parte di un'altra community, che conosce anche bene anche te perché ci lo conosci molto bene, che è Demian, Grande Demian, il mago salutiamo magico. il mago magico delle Only Lands. Mitico Niente, Demian. stavamo testando un giorno Celestia in standard, lui ha avuto la grande idea di mettere il showdown. Abbiamo iniziato a giocarlo con Showdown, il mazzo faceva le sue porcate, perché quando il mazzo parte ha una sinergia incredibile ed è un treno, come tutti ben sanno, e io, siccome sono un giocatore che non segue mai il meta a prescindere, io sono un giocatore molto alternativo, non gioco competitive perché anche il tempo non me lo permette, e però a me piace molto anche testare cose, giocare passando il tempo. Siccome ho giocato molto Enchantress nel mese di dicembre, con cui sono fatto anche Mythic, Stai parlando della versione Azorius? standard. No, sto parlando di Enchantress, il classico Celestia Enchantress con la combo Ah, ok, Solemnity pardon. Moonlight. È un Pardon. archetipo che mi piace molto perché la sinergia dell'archetipo è molto forte a prescindere. E allora ho detto, perché non provare la meccanica Enchantress in rune? Perché comunque avere la possibilità, perché intanto ricordiamo che se, cioè, Enchantress ha guadagnato una carta che è fortissima, che è Jukai Naturalist, che secondo me nell'archetipo è una carta rottissima, Sì, è vero. perché permette il fatto di poter castarli, gli incantesimi a un costo in meno, ne basta uno in campo, uno basta e avanza, ti permette di fare delle race incredibili, perché il mazzo ha la possibilità di fare la cosa più forte che c'è nel Magic, ovvero pescare. Il pescare in Magic è la cosa più forte, no? Almeno a parere mio. Sì, la E mana il fatto che Il value delle carte, il sì. value delle carte, il fatto di poter pescare sempre una soluzione, il fatto di poter ripartire in qualunque momento, dà al mazzo veramente un qualcosa in più. Il problema di Enchantress, la versione classica, diciamo, è che era un mazzo, diciamo, lock, no? A un certo punto doveva fare la sua strategia, trovare la combo e poi piano piano comunque vincere, no? Però c'erano alcuni matchup, anche questo fondamentalmente, che non puoi mai vincere, no? Come control è più difficile, però con rune ti dà la possibilità che dal nulla, veramente dal nulla, pescando due o tre carte, riparti in maniera incredibile. Noi l'abbiamo visto qualche giorno fa insieme, così a caso, come abbiamo ripartito una partita veramente dal nulla. Abbiamo fatto one shot in un turno incredibile pescando tutto il mazzo, e ho voluto provare questa cosa. Il mazzo si basa, per chiarire, è il classico mazzo standard Sì. con le solite carte standard, ovvero Nocciolina, che è il Visitors, Runeforge, Naturalist, che è Showdown, che sono le carte Ah. principali del mazzo, le basi. E io poi ci ho aggiunto, secondo me, le carte che in Historic hanno un power level davvero alto, come Cities, che comunque è la carta che è fortissima, cioè neanche a descriverla perché è fortissima questa È un po' carta. la core di questo È un di po' questo mazzo. la core di questo mazzo, esatto, che comunque fa sinergia anche con Visitors, perché mette segnalino, fa sinergia con Presence, eccetera, eccetera. Poi ci ho messo la Weaver, che è quella che ti dà mana in Sì, base fortissima all'incantesimo che anche lei. controlli, che se riesci a fare. Io ho fatto partenze del tipo Weaver di secondo, Naturalist into Showdown di terzo, turno dopo, se non risolvono una delle due cose, veramente c'è il rischio che tu riesci a giocare tutta una mano, cose, turni incredibili, fai presence, inizi a pescare, fai cose incredibili. Poi vedremo se abbiamo la fortuna di girare anche le cose giuste. E poi l'altra tech è la classica seconda chiusura,
ovvero Destiny Spinner, che diciamo è la seconda win condition del mazzo, che in un determinato momento a board stallato probabilmente lei inizia a fare le sue cose, poi aiuta in determinati matchup perché tipo control, non poter counterare i pezzi che ci interessano in un determinato momento comunque rimane forte. E comunque menarti con probabili 2-4-4, 2-5-5 con Weaver, Travolgere, Trample, sì. travolgere, è incredibile. E poi comunque la combo Naturalist, Rune and Forge, che ti fa giocare le rune a zero, rimane una cosa Sì, è vero. È vero. incredibile, perché se tu c'hai solo Cities oppure Presence in board, peschi e peschi e peschi, non fai altro che pescare a tipo Sanpei, Sì, peschi sì, sì. Cala risorse, e con la Weaver carta che non la peschi mai. dalla peschi, palla la carta che non la Pesca peschi, la carta che non la peschi. no, peschi la carta che non la peschi, e con Weaver poi veramente ti giochi tutto, veramente. Cioè io c'è stato, sono state partite che ho quasi veramente pescato tutto il mazzo, e poi sciotti l'oppo e ci rimane male. Ma allora, innanzitutto, adesso la prossima volta la facciamo secca alla prima perché è bello vedere le cose a caldo. Qua abbiamo già fatto Sì. dei ragionamenti fuori. Ad esempio, io la prima volta che ho visto questa lista, il primo commento è stato: vabbè, c'è già Aure, è il classico commento banale del giocatore medio. E ho detto: cazzo, in questa deck build qua, minchia, una core, perché non usi core? E core mi faceva notare Hermes che Core pesca quando tiri aure, non quando tiri incantesimi. Perché questo mazzo in realtà è pieno di incantesimi che non sono aure. Noi fondamentalmente giochiamo 8 carte che non sono incantesimi, che sono Visitor e Rune and Forge. Però Rune and Forge è fortissimo perché fa tutore, quindi c'è il pezzo che ti serve, ma comunque è un 2-3 che non butti mai, no? Poi l'altra perplessità era su Enchantress Presence perché è un drop a 3, ma insomma la sveglia non è male, è la sveglia alle 18:30. Non è male. Non è male, è un bel vivere la sveglia alle 18:30. Sì. E perché dicevo, boh, un drop a 3 è un po' chiodo, un turno che la metti giù non fai niente, ma vedendo giocare il mazzo mi sono molto ricreduto. Cioè, io mi ricordo un turno contro Coso, contro Ecco, esatto. Niv-Mizzet. Abbia ribaltato la board con questa carta. Abbiamo ribaltato la board. Sì, e diciamo che giochiamo 6 cities con Presence. E comunque ricordiamo che comunque con Naturalist, ripeto, rischi di fare un turno 3 ipotetico in cui mettiamo, adesso non è Fantamagic perché può veramente succedere. Tipo fai Visitors di primo, di secondo fai Weaver, e di terzo fai Naturalist into Presence. Un E disastro. lo saluti e gli dici ciao, amico mio. Arrivederci. Setti il prossimo turno in cui Oppo deve risolvere un paio di cose, veramente. Perché comunque Naturalist, anche se rimane in campo un secondo, però riesce a ottimizzare il suo turno, fortissimo. Cioè, non si discute questa carta. Giocare carte che hanno un costo di lancio 3, riesce a giocarle a 2, a 1. Cioè, fare turni, poi vedremo con Showdown, riuscire a castare comunque pezzi payoff che sono tipo Weaver a 1, Rune a 0, Buffing End a 1, Sì, Presence sono a delle 1. porcherie, sono delle Cioè, porcherie, sono è vero. veramente delle porcherie. Tu massimizzi un turno 4, ipotetico turno 4, ma anche senza Weaver in campo. Cioè, tu riesci a massimizzare un turno 4 che è veramente incredibile, cioè Poi, non. dato che tu hai voluto provarlo con il livello massimo di arroganza, tu l'hai provato in Best of In best of 3. three. Quindi il mazzo, dicevamo, può girare, è talmente un treno che gira anche in Best of 1. Però, dato che tu l'hai provato in Best of 3, un attimo, due parole su questa side che è molto incantata, ovviamente. Scelte degne di nota, tipo ad esempio, Ley Line of Sanctity, l'hai messa per Barn? Allora, le Line of Sanctity l'ho messa perché allora, c'è da dire questa cosa. Io non gioco Best of One, quindi non conosco veramente il meta di Best of One.
quindi non saprei veramente dare consigli, però io gioco molto Best of 3. E okay. In Best of 3 comunque, io sono, essendo un giocatore anti-meta, io cerco di analizzare il meta attuale. Sì. E cerco di giocare le carte che in questo momento possono essere utili al meta. Che poi il side è sempre una cosa che può variare, no? Cioè oggi giochi determinate carte, domani giochi altre carte perché il meta varia, no? Mm-hmm. Sanctity in questo momento è una carta fortissima perché c'è molto Rakdos in giro, a prescindere che sia con Arcanist, con Lurrus, senza Lurrus, Midrange, eccetera, eccetera. Gian tesori, tutte... Esatto, avere l'opzione in game 2 di proteggerti le tue spell chiave e con Oppo che comunque rimane con le sue carte in mano senza poter fare nulla, tu rischi di fare veramente dei 2x1, 3x1 incredibili, perché Oppo probabilmente tiene con due scartini e gli scartini non diventano più rimozioni, poi il mazzo basta veramente un turno per fare value, se riesci a settare il board... Poi non ti sta più indietro, veramente non ti sta più indietro. Poi può fare removal su un pezzo, però tu hai sempre l'opportunità di ripartire, ok? Okay. E tu hai veramente tante carte con cui ripartire, c'è Showdown, c'hai Presence, c'hai Cities, c'hai le stesse rune che anche se tirate a vuoto comunque ti fanno pescare, eccetera, eccetera. Quindi Sanctity, una carta fortissima contro, ovvio, contro Barn, perché è obbligato a spararti sui pezzi. E quindi sono carte con cui tu ti proteggi, hai, ripeto, di nuovo il momento di sittare la board, eccetera, ma ripeto, è più carta contro scartino, è più pensata contro scartino che con bar, perché okay. Proteggere le tue spell chiave, riuscire a fare un turno 2, turno 3 importante e fondamentale. Ok, beh, gli altri pezzi della side, tipo Rest in Peace, immagino sia per i vari Madness, i vari rianimento. Madness fino a un certo punto, perché Madness non gioca molto da cimitero, però contro Fenici, contro Rianimino, contro i classici mazzi, dai. I classici mazzi che fanno value da cimitero. Allora, dicevi che uno dei matchup peggiori è Control. Laurea ha sempre avuto un po' la croce di Control. Il problema di Control è che attualmente, come sempre, vengono sempre date carte sempre più rotte, come Purge, che ovviamente... sempre 2-3x1 ogni tanto, però non ci possiamo fare niente. Allora, il problema è Purge, carta bilanciatissima. Bilanciatissima. Però io ho sempre detto anche ai ragazzi qua che ogni tanto giochiamo sempre, no? Ho detto, raga, tanto cioè, non puoi giocare un mazzo che fa bene da tutto, non esiste. Tu devi accettare determinati matchup, devi accettare determinate cose. Vero, saggio. Tu comunque devi avere sempre un piano, ovviamente. È ovvio che se il mazzo non ha veramente zero chance, non lo giocherei, no? Se avesse zero chance, non lo giocherei, perché il meta è quello. Però se tu le strappi, c'è la possibilità di strapparla, parti sotto, però è ovvio che il OV ha troppe carte che ti bloccano. C'ha Purge, c'ha Narset, adesso giocano anche March Bianca, giocano mille cose. Vabbè, VMR, grande tradizione di ladri di partite, no? sì, è vero. Il Riccardo ne sa proprio lunga. Le magie. Calix l'hai pensato per la squadra? L'ho provata e l'ho pensata contro. Okay. Perché non sto sotto un asset. Noi probabilmente faremo value prima o poi da cimitero. E se riusciamo non ho mai ottato in vita mia Calix, è difficilissimo da ottare, okay. però è una carta che comunque fa il suo in questo archetipo, fa removal, ti fa vantaggio carte, ti fa card selection, che comunque non, schifo non fa, no? Ok, vabbè, le altre direi removal, Navratta, c'è. Sì. C'è la curse. La course è in fase di testing, okay. Non è ancora, però course è probabilmente la carta che vogliamo vedere i primi turni per chiamare Purge, per chiamare Narset, per impostare i nostri turni. Il problema è che contro UV, se ti fanno turno 3 Narset, sei già... È quasi persa. Ok. Perché poi lui fa value, quindi noi dobbiamo cercare di incastrare, di fare un po' tasse, incastrare un pochettino le cose. Ok.
E poi le classiche removal, Baffling End. Sì, le altre sono abbastanza intuibili. Andiamo a picchiarci. Andiamo a fare le botte di Vega. Andiamo a fare le botte di Vega. Allora. Qua non si promettono sogni, ma solo di realtà. Volevo anticipare questa cosa. Quindi, Esatto, esattamente. Quindi lo però volevo proviamo in proviamo. best of Investo. three. Hermes Rune e io faccio la mano, Hermes ci guida per un mero discorso tecnico di RAM per rendere insomma la live più fluida. Abbiamo optato così, anziché guardare Hermes che gioca dal suo account, Sì. abbiamo ripreso dal nostro, Hermes ci guida nelle giocate. Allora, Anche perché io dico solo, il mazzo può malligare facilmente. Ovvio, il malligan è sempre brutto, è ovvio, però non bisogna avere paura di malligare, perché il visto che non mazzo... pesca proprio per niente, Sì, alla esatto, non pesca fine una la carpa. mano non la rimetti a posto, no? Esatto. Sì, è vero. Ecco, ad esempio, guardandoti giocare, vedo che già uno stile di gioco in cui ho visto molta differenza è che quando giochi. Intanto iniziamo primi. Buono Allora. questa Beh, cosa. E a me. questa mano è sempre keep, secondo me. Ok, Partiamo per perfetto. primi. Partiamo con Facciamo. Farmland, così. Esatto. E poi terra stappata, facciamo il nostro Jukai. E poi giochiamo tutti insieme. Esatto. Cioè, dicevo, ho notato come differenza, tipo io che ho giocato tantissimo anche insieme a Berru, Aurette, in Sì. Aure tendi sempre a giocare le magie che costano meno. Invece ho visto che tu in questo mazzo tendi sempre ad ottimizzare il mana, Sì. quindi giocare i pezzi grossi prima. Sì. Ivo, mo fai giocai. Ora facciamo Jukai, perché male che vada, se Jukai rimane in vita, già il nostro turno 3 diventa fortissimo, perché facciamo, se peschiamo terra, facciamo presence into spinner o into runa e iniziamo. Ok. E Ah, lo vabbè. E sapevamo, ce ci ha lo fatto vedere un portano Rakdos. prima di subito. Ci ha fatto vedere Rakdos, quindi sapevamo che il destino era quello lì. Ok, adesso qui dobbiamo pensare, nel senso, perché se peschiamo terra, io qua onestamente farei presence. Perché Rakdos non ha risposta a Ecco, presence. vedi, io Perché avrei fatto Naturalist e pezzo da giocatore d'Aurette. No, scusa, Naturalist runa. Invece tu dici è meglio fare presence. devo fare value con questo mazzo? A me non interessa, cioè io a un certo punto ti devo one shottare, cioè a un certo punto tu ti devi accorgere che noi stiamo menando. Quindi prima dobbiamo fare value noi e Qui poi vediamo. Poi vuoi doppio rosso o doppio bianco? doppio bianco. Il rosso già ce l'abbiamo. Allora, qua stiamo girando un video, quindi non ci mettere fretta. Abbiamo le clessidre e abbiamo tutta l'intenzione di utilizzarle. Se non ti va bene, caro. Ti giuro ti sto mutando, ti ho già mutato. Esatto, caro Time E lo Child, tiro. concedi. Ecco, Della serie muta. Go Questa male. Blank, questa ama lì, no? Oddio, però esatto, questa è per esempio una delle cose in cui tu dici sti cazzi. Cioè qua togliamo spinner e togliamo probabilmente la speed, quella che Ok. ci fa rapidità, perché comunque è una cosa che ci fa guadagnare vita. Lui gioca Quindi Crocsa tu adesso ti e... rifai la mano tipo nel tuo turno. Qua Poi. prima facciamo Naturalist. No, già ci tappa male. Per favore, ma per favore, capiamoci bene. Grazie. Esatto. Facciamo lui. Peschiamo. Qua adesso peschiamo tre carte nel nostro turno. Ecco qui. Ok, qui faccio Cities. Ah, qua prendi due schiaffe e fai Cities. Prendi due schiaffe e faccio Cities. Perché tu dici lui adesso deve decidere che Cosa minaccia togliere? levare. Esatto. Terra male, però vabbè. Eccola la terra che non la pischi mai. Qua Che non adesso noi sia. abbiamo due minacce forti. Sai che ho visto che Rakdos si è messo a rigiocare. Qualcuno si è messo a rigiocare il Carnario? Ma sì. Scartiamo terra. Cioè, questo turno quanto ci è piaciuto a noi? Oppo non sta facendo altro che toglierci le nostre fortissima questa cosa. La giochiamo. Weaver. Giochiamo Weaver. Pesca una carta. Eccola lì. Ottimo. Qua facciamo la speed sul 2-2. Ok. Che motorino di pesca, Madonna. Però. Peschiamo ancora. Sempre sul Naturalist, però. Sì. È Anche se da Lifelink. Madonna. uguale.
Però vedere, vedi, anche in una situazione di flood, cioè, trenino. Sì, sì, un trenino sto mazzo. Minchia. Qua adesso veniamo per tre. Il visitor te lo tieni o lo giochi? Lo giochiamo. Giochiamo tutto, giochiamo. Non ci interessa. Ripeto, Oppo deve comunque scegliere, no? Sì. Noi non dobbiamo avere veramente paura di niente. Noi giochiamo solo incantesimi in questo mazzo, giochiamo solo cose che fanno male. Ah, fai. Bello, Inquisition of Godzilla. Ok. Bene. Qua l'importante è non pescare a terra. Vabbè, lui male. Qui... Ah, lui fermi. Noi... Sì. Terra... Da questa la vista. Terra visitors. Terra visitors. Passiamo. Sì. Qua comunque abbiamo ancora... Presence. E abbiamo comunque incontri. Abbiamo floodato, eh? Abbiamo showdown. Sì, il mazzo comunque le pesca. Le sì, se peschiamo showdown facciamo un disastro. No attack. Perché non li vogliamo far fare ancora value. Quante terre sono che non le ho contate? 22 terre. Però. 22 terre? Minchia, abbiamo floodato di schifo. Ma sì. Ma sì. Abbiamo anche pescato tanto. Sì, che sì, cazzo se ne frega. Abbiamo anche pescato tanto. Ma sì. Quindi dopo qua lei l'ha in fisso, giusto? Tu dici? Sì, sì, sì. Partiamo, vabbè. Qua adesso lui ci fa probabilmente fino a un turno la lanterna. Sti cazzi. L'importante è qua adesso è pescare un incantesimo. Lui, per esempio, è bellissimo. Lo facciamo. Ci andiamo a prendere... Attenzione, ci andiamo a prendere la runa dal mazzo, perché se no lui risposta ci si dice. Esatto. Qua prendiamo la runa che dà trample. Library e la cioè mettiamo adesso, su un visitor. E la mettiamo su un visitor. Adesso guarda le botte che facciamo. Ok. A uno. Visitors. Tutto su un visitors. Tutto su quello tramplato. Su quello tramplato. Tutto. Vale. Per favore. Basta terra. E vabbè. Meniamo. E facciamo un altro visitors. E comunque noi abbiamo una board, cioè voglio dire. Sì. Ora è veramente qualsiasi cosa che peschiamo. Non la giocare alla terra, falli fare sto scattino. Esatto, esatto. Stavo per dire la stessa cosa. Faithless looting, ok. Ha scartato Soul Size. Un'altra lanterna. Non ci fa paura. Niente paura. Va bene. Noi abbiamo 4-4 a travolgere. Noi abbiamo veramente 1000 carte nel mazzo che non è lei. Vabbè, rimaniamo. 4-4 e 2-3. 4-4 e 2-3, sì. Io tengo tutto. Giochi la terra? Giochi la terra. Qua ci stava anche a menare con gli 1-1, a dire il vero. Ah, però... perché te dici se ti parano 1-1 ti va bene. Sì, sì, è vero, ci poteva stare. Quanto Oppo deve cercare risposte. Non so cosa gioca Oppo, probabilmente gioca, non so. Ok. Quindi, Rakdos. Allora, qua mettiamo sempre le line. Tutte e tre. Tutte e tre. Messe apposta. Mettiamo... Rest in peace è forte, allora, ci aspettiamo Gatto Forno? No, da Gatto Forno no, però sicuramente lui gioca, probabilmente gioca Crocs, secondo me. E comunque non è male, perché comunque il suo Pyromancer lo togliamo in qualche modo, sti cazzi, no? Quindi opteresti per Rest in peace? Sì, metto Rest in peace e un'altra Buffing Gent. Ok, qui cosa si leva per non snaturare? Allora, qui togliamo le due spinner, che non fanno veramente, sono brutte, perché stanno sotto a 1000 cose. Ah, ok, sì, ci sta. Probabilmente togliamo una Weaver, perché sta anche sotto removal. Ok.
È difficile. È difficile. Allora, è un matchup che comunque, ripeto, facendo sempre più ballo di lui, probabilmente possiamo anche optare per togliere uno shadow. Ok, sì, esatto, anche perché hai messo tre ley line, hai appesantito la curva 4, ci può stare. Tanto la ley line dobbiamo fare in modo di farla subito, no? Visitor lo tieni sempre tutti e quattro? Visitor si può optare anche di tornare uno e di togliere anche un una cities, probabilmente. Ok, proviamo così, vediamo cosa si inventa lui. Noi vogliamo comunque tenere sempre i pezzi che ci fanno value. Ok. Perché da non dimenticare questa cosa, che rune può incantare qualsiasi cosa. Quindi tipo si può tirare anche a vuoto, sulle terre, su un incantesimo, su cose così, no? Ah, giusto, è vero, è vero. Ah, questo è importante, io ad esempio me ne ero dimenticato, è vero? Questa cosa è importantissima. Abbiamo pescato tante terre, game 1, abbiamo pescato tante terre. Opa, parte primo. Vogliamo... Mi viene voglia di provare ad avere ley line, però... Allora, questa mano non è brutta. Questa mano non è brutta. Però... Io maligno. Perché sono di pro. Onesto. Kippo. Tolgo un visitors. Sì. Yugo. Ottimo. Qui ti giochi lo stesso il garden? Qua facciamo il visitor. Però col garden? Col garden, sì. Cioè, ci teniamo ancora l'opzione di scegliere se bianco o verde. Vogliamo sempre, noi con questo mazzo vogliamo sempre doppio bianco. Dai, shot a due. Va bene. Ovviamente. Qua torno due, probabilmente facciamo rest in peace. Perché voglio avere l'opzione di fare... ecco, qui... Tukai into qualcosa. Qui pescato rosso, tu vuoi il doppio bianco o vuoi il più verde? Più verde. Prima facciamo il doppio bianco. Ah, prima il doppio bianco. Prima il doppio bianco, sì. Facciamo rest in peace. E Yugo. Va bene. Ci ha pagato questa cosa. Cosa ha tolto l'amico nostro? Ha scartato... Sorin. Un bot e un Sorin. Allora, qui possiamo optare di fare Naturalist into Buffering End e li togliamo il pezzo a 3, il 2-2. Quindi adesso metto giù terra verde, posso mettere? Può mettere terra verde, sì. Occhio a tapparsi bene, sempre, perché sì. Arena... Buffering End. Pyromancer, sì. Non stiamo benissimo, però... Ah, mi ricordo, qui contro Niv-Mizzet, in una situazione di mano del genere, abbiamo veramente fatto un disastro. Ecco, questa... grossettina. Questo è un disastro. Questa è grossettina. Minchia. 22 terre. Lei comunque è un signore. Allora, qui adesso tu incanti Buffering End. Ok. Perché, adesso ti spiego questa cosa. Perché, per regolamento... Quando Buffering lascia il gioco, lui fa un 3-3, ma siccome le carte lasciano in gioco in maniera insieme, si risolve prima runa perché è incantata, quindi non gli dà pezzi. Non mi chiede il perché, ma è così. È così. Ah, non gli dà pezzo? Non gli dà pezzi. Ah, qua Temple Garden passo. Qua Temple Garden passo, qua siamo probabilmente sotto un treno incredibile. Eh sì, abbiamo visto troppe terre anche sto giro. Ok. Però ripeto, non ci serve chissà che cosa per ripartire. Però ovviamente non abbiamo fatto una delle più belle partenze. Problema è Chandra. Probabilmente potremmo anche pensare di mettere Buffering End se dovessimo mai andare a tornare. Quando Arena fa così è un casino. Ci vuole terra, passo. Però stiamo facendo troppo time walk. Però... Buono però. Adesso ci mena con la terra. E... qua ci togliamo la runa. Ecco, qui ha senso toglierci
Baffling End. No, la runa. Ok. È un pezzo gratis, sopra ho giocato una carta così. Basta terra, ti prego. Voilà. Ottimo, la giochiamo. E adesso incrociamo le dita. Vabbè, questa la possiamo mettere, la mettiamo è uguale. Verde. Sì. Qua adesso dobbiamo veramente incrociare le dita perché... qua se peschi la carta giusta con questa rischi veramente di... Sorry, il male. Sta girando solo spell, ecco Dio. Sì. Mi distrocio dalla mia performance. Vabbè. D'altronde noi abbiamo veramente visto la top deck troppe non cose. Male. Qua facciamo runa di nuovo su Baffling End. Peschiamo due carte. Per favore, mazzo, dacci qualcosa, tipo uno showdown. Un'altra runa. Stiamo pescando le cose al contrario. Allora. Lo giochiamo? Runa. Aspetta, prima che la terra. Rossa. È indifferente. La rossa, ci serve solo un mana rossa a noi per giocare. Per fare showdown. Sì. Quindi facciamo pensavo dicessi, ok, vuoi andare a prendere qualcosa di rosso con lui? Ci andiamo a prendere la runa che ci dà rapidità, se non le abbiamo già giocate tutte, non mi ricordo. Ne abbiamo due, no? Sì. Credo. Perché dobbiamo assolutamente risolvere Sori. Sì. Cioè, tanto alla fine anche Sori andrebbe risolta, probabilmente. Sì, è rimasta una. Va bene. Lo castiamo. Qua dobbiamo assolutamente menare Chandra, perché sennò tanto ci toglie pezzi. Sì. Madonna. Basta, ti prego, basta. Mo figa. Vabbè, facciamo un'altra runa. Figa, vecchio. Comunque lei, signor Goli. Niente. Siamo giocatore di terre professionista. Maledetti. Questo peccato non male. Vabbè, meniamo Chandra. Così almeno se ci vuole togliere pezzi, muore anche Chandra. Qua potrebbe avere anche Fatal Push, oppure botto. Noi ripartiamo comunque con Muffling End, rune. Sì. Eccolo qua. Puntuale. Oddio, probabilmente Resta in Peace è una carta che si può togliere. Non lo so, lui ci ha fatto vedere anche Arcanist, non lo so. Però se noi davamo l'highline non era male. Ah sì, madonna. Non abbiamo ancora perso, però. Siamo ancora in piedi. Siamo ancora in piedi, incredibilmente. Ma siamo in piedi perché Oppo decide mai di non menare con la terra che aveva già chiuso tipo 8 giorni fa, però. Sì. Ecco, facciamo Baffling End sul 2-2. Mazzo, dai, oh. Attenzione. Facciamo terra. Facciamo terra. Verde. È uguale. Abbiamo tutti i colori, è uguale. Ok. Quindi, facciamo cities. Ti prego, mazzo, dammi qualcosa. Allora, giochiamo Weaver. Ok. Perché vediamo se ci dà la priorità. Ah, ok, giusto. Va bene. Che forte. Va bene. Ce la proviamo? No, vabbè, non serve a niente farla adesso. Pensiamo. Facciamo morto il turno dopo? Allora, cimera di terra. Sono 3, 6, blocchiamo 1-1. Sono 6, 2 di Chandra, 8 probabilmente. Siamo morti al 90% comunque. Quindi dovremmo... Passiamo. Non ha veramente senso in questo momento. Ok. Comunque la line è fortissima perché blocca Chandra, no? Sì. Non ci può sparare, no, Twitch opponent ci può sparare. No, targetta. La ultimate, ti dico. La ultimate. La ultimate, sì.
Va bene. Vabbè, Oppo ha girato solo spell con Chan. Sì, vabbè, noi, cioè, si è visto, abbiamo girato veramente troppe terre, 22 terre, giochiamo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, andiamo a 1? Andiamo. 2, perché? Ah, ok. Croxino, patatino, va bene. Scartiamo... Ah, no, aspetta. Scartiamo... Leyline? Leyline, sì. Intanto Croxa saluta. Arrivederci. Gioca Croxa, quindi resta in pista, era giusto. Attenzione. Allora, facciamo Runeforge, Runeforge. Il problema è che noi torno dopo siamo morti da Chandra, quindi... Ah, sì, perché non riusciamo a prendere vite. Adesso vediamo. Library. Se peschiamo una city, insomma. Qua facciamo... Prendiamo una che ci dà lifelink. Sì. La giochiamo, tipo Easton, perché... Dobbiamo tipo trovare cities per non farci morire male. Proviamo l'altra? Sto pensando. Siamo comunque sotto 3. Ora noi potremmo mettere terra bianca per cities. Devi provare, perché se fai il rune champion non puoi, secondo me potremmo mettere. Allora, non ci cambia niente, quindi alla fine è meglio fare... Allora, quanto mana abbiamo? Se noi facciamo un'altra presence, facciamo... Se no potremmo fare pezzo che para. No, 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 fai terra e giochi presence. Ok. Anzi, aspetta. No, perché poi non abbiamo troppe terre per fare cities. Fai Weaver. Male. Porca miseria. Di perso. Andiamo a G3. Va bene, dai. Comunque sì, un'orgia di terra, noi? Un'orgia di terra, sì. Veramente un'orgia di terra. Si impegna, signor Goli, lei non si impegna. Allora, qui possiamo pensare di, anche incredibilmente, di giocare Authority. Sì. Incredibilmente. Ah, perché te dici, ci porta su un po' di vite, ok. Allora, questo secondo me non è la partita di Visitors, incredibilmente, non è la partita di Visitors. Quindi tiriamo via i Visitor? Sì. Potremmo mettere qualche Oblivion per i suoi Planeswalker? Ha senso? Sì, mi piace. Stavo pensando anche Settle the Wreckage, però in realtà... Anche io ci stavo pensando, sì. Perché effettivamente... Però mi sembra un po' situazionale quello che gioca a scherzo. Forse ripromuovo Cities. Forse ci sta a rimettere Cities, sì. Alle spese di... Siccome giochiamo Rest in Peace, Runeforge è scarso. Quindi si può togliere un Runeforge. Ne teniamo 3, ok. Abbiamo messo un altro... Sì, ci può stare. Sì. Proviamo così. E speriamo di pescare qualche terra di meno. Sior Quarte. Questa poteva essere anche la partita di Kalix. Sì. Sì, devo dirti che anch'io un po' l'ho guardato. Oi. Vabbè, Kippo. Facciamo Authority. Terra Authority. Ah, sì, con la Foundry. Sì. No, con quello al Pathway, scusa. No, è che i Pathway mi piace tenermeli sempre per ultimi per decidere qual è il colore che mi serve. Esatto. Poi tanto, eccolo lì, vabbè. Sapevamo che gli scarti. Che vabbè. Forti. Lo rigiochiamo. Qua, ad esempio, qua dobbiamo mettere verde. Lo giochiamo. Ecco, tipo, per anche chi guarda il video, se avessimo giocato il Consul col Pathway, adesso non avevamo verde per giocare Naturalist. Esatto. No vabbè, ma cioè, bisogna anche capire come investire i propri punti vita. Qua stiamo facendo il video. Qua siamo sotto. Sì, sì, stiamo girando, ma balotta manetta. Ecco qua, voglio un rest in peace. Attenzione, qua facciamo combo adesso, facciamo Runeforge, caliamo tutto e veniamo. Però mettiamo tutto su Runeforge, perché non sta sotto... Fatal. Fatto un push, esatto. Library, certo. Cosa andiamo a prendere? Lifelink? Lifelink, sì.
e giochiamo tutto. Ale. Peschiamo tre carte gratis. Solo tre carte gratis? Solo tre carte gratis. Solo tre carte gratis. Sta combo qua è brutta, brutta, veramente brutta. Ale. Peccato perché ce la scarterà probabilmente. Sta... Sì. Però sti cazzo c'è un... Sì, te dici. Allora, qua si può anche pensare fondamentalmente di menare solo con il 2-2, perché forse vogliamo anche bloccarglielo con l'Arcanist. Ah, vuoi bloccare Arcanist per levarglielo? Quindi ci portiamo sta, solo con Naturalist. Sì, ci sta, ci sta. Poi alla fine se scambiamo... Tio Boss non ci fa scartino, siamo potenti. Oddio, qua ci può anche fare rimuovere, rimuovere, eh? Cioè, non... Sì, perché sì. È abbastanza male questa cosa. Mamma mia, se ce lo guarda. Va bene. Urca. Lui non lo so se meno adesso, esatto. Urca. Ottimo, ottimo questa cosa, facciamo... Qua facciamo... No, 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 no. Qua fai... Jukai. Jukai. Fai Jukai into presence. E passiamo. Ok. Per favore, zitto. Mutiamo otto. Grazie. E passiamo. Lo so, quarte, che ti dà fastidio vedere un 4-4 travolgere lifelink che non piega. Piegalo col 4-4. Va bene. Sentilo. Amen. Va bene. A noi se ci fa questa cosa va bene. Oddio, va bene il culo, però adesso dovremmo iniziare a pescare anche noi qualcosa. Tipo lui. Qua facciamo Weaver prima. Anzi, qua facciamo prima Buffling End. Fanculo. Facciamo prima Buffling End. Fanculo, il fanculo mi è piaciuto. Urca. E poi facciamo Weaver. Prima di Cities. Perché tu il removal dici lo voglio su Weaver. Tanto qualsiasi, tanto l'8 c'ha tre carte in mano. Quindi qualsiasi cosa che fa lui ci può fare scartino, ci può fare cosa, quindi amo. Ok. Va bene. Anche perché comunque nella possibilità di rimanere in vita... Cities è sempre più forte, cioè Weaver è più forte in mana valve, no? Vabbè, io scarto Baffling End e togliamo Baffling. Adesso voglio, cosa vogliamo, una runa? Vabbè, no, questa no. Facciamo Cities. Ottimo. Ale. Facciamo Tap Terra, Tap Presence. Non la facciamo. Passiamo due carte. Ottima lei, ottima, la giochiamo subito, tipo. Questa è una bellina sta pescata, eh. Cioè, adesso tipo, questo è quello che dicevo io, cioè adesso qua facciamo una mano e valo incredibile. Va bene, i suoi scartini adesso sono in fila. Passo. E noi ripartiamo adesso, perché abbiamo due presence, abbiamo cities. Sì. Mamma mia. Abbiamo... Che turno abbiamo fatto? Che turno abbiamo fatto? Abbiamo il trenino in stazione. Va bene. Va bene, dopo, va bene, fa. Il tuo scartino tieni, può morire. Si può dire che può morire. Non lo puoi fare lo scartino, mi dispiace. Va bene, qua facciamo. Giuro, non lo puoi fare. Giuro, faccio champions e champions. Anzi, intanto library. Library. Prendiamo quella con. Quante carte ha lui nel cimitero? 4. Prendiamo quella con Trample. Perché da più uno. Okay. Uh-huh. La terra mettiamo. L'altro. Terra fai terra rossa. O terra è uguale quella terra. Terra rossa? Sì, è uguale. Fai terra rossa perché se peschiamo showdown lo vogliamo fare sempre. Peschiamo adesso tre carte. Cioè. Fai runa adesso o runeforge? No, no, runa. Fai runa? Runa verde. Che conosci, sì. Sul probabilmente le facciamo tutte e due, perché così se fa Chandra sta fuori Chandra pure. E pescala una terra.
Giochiamo l'altra runa con Trample. Sempre lì. Ricordiamoci che noi abbiamo Weaver, no? Sì. Urca. Tio buono. Sì, abbiamo giocato a terra? Sì. Allora, noi facciamo, prendiamo bianco. Buonasera, Barba. Buonasera, bella Barba. Weaver. Prendiamo bianco con Weaver. Ok. Giochiamo Naturalist. Peschiamo altre tre carte. Ottimo. Togliamo Arcanist. Facciamo Runeforge adesso. Massimizziamo tutto il male. Non serve più pescare fondamentalmente. Library. Prendiamo quello con l'air. Prendiamo la questo. Esatto. E poi una substance. Compiamo il 2-3. E qua devi cliccare uno dei due perché ti dice con quale opzione lo vuoi fare. Ah, sì. Pompi il 2-3. Eccola. Alla una carta. Pesca una carta. Qua facciamo l'altra runa in Forge Verde. Sul 2-3. E poi vediamo con tutto, mi dicono la regia. E via. Quella rapida non la vuoi fare? Sì, la facciamo, ovvio. La facciamo? E certo. Qua il turno dopo scartiamo tutte le terre perché tanto... Sì, le terre rotte il cazzo. Quante carte abbiamo al massimo? Troppo giuro, risolvi questa volta. Quante carte abbiamo nel mazzo? 13. Sono pochino dentro. Oggi si può anche fare showdown alla fine. Sti cazzi, facciamo. Il problema è che se ci fa tipo, che ne so, doppio removal, come vinciamo poi? Ora peschi 3, 4, giri 7 carte, vai a 4. No, no, non lo facciamo. Dai. Beh, terra lo giochiamo. Guarda, giochiamo tappa. Comunque OP a 4, dai. OP a 4. Oppo concede, Trenino. Abbiamo preso questo mazzo perché Hermes si è inventato di giocarlo traditional in historic. E devo dire che, cazzo, fa il suo, porca miseria. C'è un mazzo che è veramente un 3, non avrei mai detto. Io per primo, appena me l'ha fatto vedere, ho detto, vabbè, cazzo fa il mazzo incantesimi, c'è già Aurette. E invece è devastante sto mazzo. Invece questa la mulichiamo, ad esempio. Questo è un mull. Easy mull. Minchia, abbiamo detto che si mollica. Ah sì. Vabbè, questa è keep. Qua togliamo una terra, togliamo la verde e togliamo una runa anche da lifelink perché non sappiamo cosa quando stiamo giocando. Esatto. Probabilmente Yorion, cazzo ne so, lo so. Yorion. Ecco qua, è facile che ci sia un bel controllone. Nuovo meta, Yorion, che cazzo ne so. Mamma mia, ho già fortissimi paura. Ho già paura, cazzo. Con rosso Jeskai, cos'è? Cosa stai facendo? Ho si è inventato tipo Jeskai Izzet. Noi, le terre, le vediamo. Ecco, facciamo Weaver e veniamo per due. Potrebbe essere Fires. Potrebbe essere Fires, lo stavo dicendo. Jeskai Fires. Weaver, e si mettono due, vai. C'hai il bottarello? Non sicuramente, non ci fa purgi di terzo, questo è il programma sicuro. Ale, Temur, 8 colori però. Dai, figa. Io faccio runa su Visitor. Qua facciamo runa su terra. Runa su terra? Sì. Stomping? Prima facciamo terra, per favore. Per favore. Mi gioco la farmland. Sì, sì. Cosa vuoi incantare? Una terra a caso. Irrilevante. Irrilevante. Perché voglio pescare. Non voglio farmi fare removal sul pezzo, no? Qua pompiamo sempre lui? Sì. Ah. Sono sempre buoni. Vabbè. Ottima, va bene. Lì pesca la terra. Comunque Goli, veramente lei è un signore delle terre. Il signore delle terre. Comunque, 22 terre, pescare sempre terra. Ma merda, veramente, oh. Prime due mani, uno. Ah. Attenzione. Colpo di scena. Counter facile. Facciamo terra. E io gioco un temple. Gioco una carta. Ma oggi ci regalano le bustine. Fai champion. Vogliamo quella con haste? Adesso vediamo. Intanto vediamo cosa succede. Ah, perché dobbiamo scegliere i colori, non le possiamo tirare tutte?
Sono tutte in colore quelle che tiriamo, è uguale. Ah beh, cazzo, è vero, è vero. Con Runforge, hai ragione. Dai, countera con la mist... No, non la tira il serpentello. Ma che cazzo gioca lui? Non sta facendo nulla. Library. Prendiamo quella che fa meno cagare. Cioè quella che fa più cagare, ovvero quella con Lefeng. Ok. E la chiamo sulla terra. Comunque se ho pronunciato sulla terra, sulla terra. Ah, sempre sulla terra? Perché scegli di equipare le terre? Perché non voglio farmi fare remover sul pezzo che voglio incantare, quindi non mi dà l'opzione di pescare. Ah, ok. Qua metterei segnalino sul 2-3 probabilmente. Sì, splittiamo un po' i danni. No, perché siccome non so cosa gioco dopo, voglio giocare. Va bene. Vediamo. Diciamo che le terre le abbiamo pescate. Le terre le abbiamo. La mana base c'è. Ok, va bene. Lo rigiochiamo. Lo rigiochiamo. Fortissimo. Abbiamo tre terre, caroppo. Chissà se ci fai vedere cosa giochi. Ha giocato solo delle terre. Abbiamo visto 6 terre Iorion. Ho poi giocato Tengor. Però porco... Sì, un pochino. Porco anch'io. Vediamo. Lo porto. Adesso arriva il lupo, eh. Hai il lupo? Inventa il lupo? Vabbè, l'hai fatto. Hai fatto fratello squalo. Noi facciamo la terra. E tu immaginati qui il turno che noi miniamo e poi facciamo Ben. Non lo si trovava. Malissimo. Abbastanza. Ale, questo ok. Questo gioca 5 color panettoni. Ma questo gioca Temur Temur Files. Cos'è? Un super friend? Cosa gioca? Tipo 18 planeswalkers? Attenzione. Attenzione. Vabbè, la facciamo. Adesso sappiamo che... Andiamo, la facciamo lì. Sul Runeforge. Sul Runeforge. Però ti prego, basta terra. Cioè, sì, minchia. No, vabbè. Cioè, madonna, ragazzi. No, vabbè. Qua il problema, il problema è che dobbiamo menare veramente. Non gioco più, basta. Il problema è che qua menare non meniamo. Cioè non è possibile, porco cane. Ah ma ragazzi, oh. Ricordiamo che ci abbiamo 22 terre e ne abbiamo 9 in mano. Veramente. Più quelle che hai scartato. Sì. No, questa come fai a ritirarla su? È dura questa. Allora, adesso come fai? Sembra un parolone. Noi, comunque lui non può fare più counter, non può fare più niente. Quindi se noi teniamo uno showdown, o va sulla luna. Sì. Perché lui gioca solo nel suo turno. Vero. Anche perché... Vabbè, tanto tagli, no? Goli. Le terre per fare tutto le abbiamo. Sì, sì. Cozio. Dai! Oppo, le giocate le due spell. Se tagli quando hai pescato terra... Va bene. Iorione. Li riprendiamo. Sì. Oppo non so. Ecco, questo è il problema della, comunque della ladder bassa, no? Perché i mazzi secondo me sono veramente ingiocabili. Però. Ah, dai, va bene. Va bene. Siamo in G2. Va bene. Oppo ci è convinto con le nostre 10 terre. Madonna. Vabbè, andiamo per lì. Quindi. Ah, qui mi sembra forte Ceratops. Sì. Mi sembra forte Kalix. Sì, sì. Mi sembra forte Banshee Light. Banshee Light, esatto. E basta. Sì. Togliamo le Baffling End. Sì. Togliamo... Un Visitor. Potremmo anche togliere un visitor, sì. Abbasserei anche una runa bianca. Sì, esatto, anche io sto pensando a rune bianche. E toglierei probabilmente una Weaver. Una Weaver, ok. E andiamo. E via. Però. Iron Mill.
Ermile è forte, forte vincere quando l'altro vede solo le terre. E abbiamo pescato anche questa No, volta. vabbè, ragazzi, non si riesce a girare, non si riesce a girare un video. Io stamattina la tengo. La tieni? Mi piace, mi piace. Carapasso. Turno 2 facciamo la runa per pescare. E comunque abbiamo tanti drop a Mi 2, piace quindi. questo approccio di usare le rune come peschini. Niente. Ermil ci pensa. Emozione. Urca. Ti giuro la gioco. Guarda, ti giuro, la faccio entrare. Io mi faccio anche due danni in faccia così. E Ti giuro che entra. Poi dopo se hai poi botto. Enchantress, forse. E poi vediamo cosa fa. Bravo. Così ci piace. Ale. Facciamo ver bianca. Bianca. Bianco. Bianca, bianca, sì. E presence. Ottimo, Vai, pesca. Oppala. lei è bellissima. Io Vediamo. picchio. Sì. Non abbiamo paura di flashate, no? Con quella lì. Dobbiamo giocare intorno probabilmente anche a Yuji. Va Il bone bene. crusher. Attenzione. Questo è un turno fortissimo per fare showdown. Ok. Ci prendiamo due schiaffi, vero? Cazzo ne frega. Bianca No, fai la cosa. sempre? Bianca, bianca, sì. Bianca. Bianca e Berni. Aspetta, qua potremmo anche fare Runenforge con e menare. È anche un'opzione. Perché poi abbiamo più possibilità di avere un target il turno dopo, Vai, mi piace. Mi piace molto. no? Library. Trample. Trample, sì. La speed l'abbiamo già in mano. Però qua facciamo la speed prima. Sì, Non sì. penso che dopo abbia cose da fare con. Anche perché il massimo suo turno dopo comunque fare Shark. Anche se fa Wrath si può dire sti cazzi. Cioè. Lui il turno dopo probabilmente farà cosa là, come si chiama? Il fire. Fire. Male. Beh. No, vabbè, abbiamo il nostro Banishing Light in mano, insomma. Sì. Possiamo anche menare di Runeforge alla fine, sti cazzi. Sì, Anzi. farei così. Prima meniamo, Prima giusto? meniamo e facciamo showdown. Giuro, faccio showdown. Sì. Giuro. Poi ci giochiamo sto bel Temple Garden, Tapped. Sì. O vuoi già fare una runa? No, 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 tappet, tappet. Abbiamo tante carte in mano. Quelli diventano una belva dopo, eh. Se non ce lo leva. Porca miseria. Vabbè. Qui forse ce lo toglie e noi ripartiamo. E comunque se non ce lo va bene. Si può dire va bene. Qua adesso facciamo Runeforge. Cimitero? Library. Vai sempre a scremarti il mazzo? Qua prendiamo quella che è da Trample. Allora, qui possiamo pensare fondamentalmente. Sì, le giochiamo, se no sono carte morte, le perdiamo ed è un peccato. Ok. Facciamo. No, perché poi adesso prende. Qui giochiamo anche la terra. Qui giochiamo terra. Sì, verde. Verde, Diamo rapidità perché sennò la perdiamo ed è un peccato. sì. Esatto. E meniamo. Oddio, potremmo anche pensare di non menare. Però. Il fatto è che noi non conosciamo il mazzo di Ho. Noi non conosciamo il mazzo di Ho. No, dai, deve morire quello Yuji. Deve morire perché non voglio farmi fare Yuji nel turno grosso il turno dopo. Dai, deve Sì, ci sta. morire. Deve morire. Noi comunque abbiamo una E poi ripartenza stiamo buoni, esatto. e questo è buono. E Scartiamo scartiamo qualche quello. terra. Qua si può pensare di pescare, di scartare anche un presence e togli una terra. Va bene, via, via tutte le Anche perché il turno dopo possiamo fare un showdown, cercare l'altra terra, fare il Banishing Light.
Prima o dopo si rischia di shottarlo, attenzione. Sì. Cerca cose. Cosa può avere con due mana? Un rimbalzino? Non lo so. Chissà che cazzo gioca. Sono effettivamente anche cazzi di Hop. Ok. Qua, ecco, qua è il turno probabilmente di investire il nostro Banishing Light. Però qua io farei. Prima faccio showdown. Non ah sì? Fare. Sì, sì, voglio comunque incatenare sempre la possibilità di fare segnalini, perché lui il turno dopo se fa Yuji, tanto la terra ce l'abbiamo da investire. Ah beh, dobbiamo, sì, esatto, va bene. Vabbè, ottimo, devo dire. Qua facciamo terra, Banishing Light. Sì. E meniamo per tipo 8. Ah, e poi... Ah, allora, lui, anche se ci leva cosa, ripartiamo con tutto, abbiamo la runa rapida. Questa... Il dopo comunque ripartiamo con Sonotips. Questa per lui è dura da tirar su, credo, per quello che ci ha fatto vedere. Poi se fa una porcatona, ci guardiamo. Il turno dopo... Hai poche carte in mano, comunque. Memory Deluge, buono. Il turno dopo, comunque, noi ripartiamo con Sonotips. E mettiamo mettiamo tutti i segnalini su te, su Sonotips. No, niente, dai, si va G3. Così si va G3. Esatto. Ok, la sei data ci è piaciuta. Allora, Oppo probabilmente gioca anche Yugi, mi sa. Quello grosso. Quello grosso, però sti cazzi, dai. Noi vuoi dobbiamo andare... Cures? No. Lui è molto lento, i Visitor dovessero scendere in tempo. È che Visitor su late è una carta un po' del cazzo contro di lui. Il fatto è che Visitor, se tu lo giri con Showdown, ti dà doppio segnalino. A un certo punto. Ed è forte, non si può, almeno bisogna giocarlo. Quindi va bene così. Sì, lascerei così. Tanto questi sono quei matchup sempre un pochettino così in cui bisogna spingere. Poi se Oppo c'ha risposta bene, se non ce l'ha... Sì, è vero. E c'è un semi-contro alla fine. Yal. Vabbè, Malika. Noi non riusciamo ad aprire una mano giocabile. Oh. Vabbè, questa è Kip. Sì. Allora, io fatto il go spinner, onestamente. Ah, sopra Visitor. Potrebbe anche togliere Visitor. Però il fatto che il mazzo ce lo rimischiamo in qualche modo, però no, dai, tolgo Visitor. E partiamo di Visitor. Urca. Ottimo. Per Visitors. E adesso dobbiamo stare attenti al suo Bone Crusher Giant. Sì. Non ce l'ha, ottimo. Qua facciamo Naturalist. Io qua farei un'altra giocata. Onestamente, io qua farei Runa Verde per pescare terra. E il turno dopo fare probabilmente spingere un po' di più. E comunque veniamo per 3. Questa ce la dobbiamo giocare verde, però. Verde, sì. Se non vedi, ti chiudi la speed. Però se non vedi verde, dopo piangi. Quindi Runa sul Visitor. Sul Visitor, sì. Che lo porti fuori da Bone Crusher, tu dici? Sì. E comunque noi ci serve la terza terra per fare Presence. Ah. Ci siamo tolti in opzione di non pescare terra. è buono. Va bene. Forte. Ottimo. Interessante. Qua facciamo Presence. Sì. Terra Presence. Perché turno dopo si potrebbe fare il doppio pezzo. Peschiamo due carte. Naturalist Spinner, dici? Sì. Spinner è un incantesimo, quindi va a costare uno di meno anche. Riesci anche... Sì, si peschi terra. Explore, ok. Quel problema è se arriva Narset. Chiamata. Non è arrivata. Qua facciamo Naturalist. Io qui farei Weaver. Weaver, sì, infatti... Ottima terra. Terra passo. Ah, non te la fai la spinner? No, perché c'ho paura di non. Ok.
Oddio, potremmo anche farla spinner. Però si potrebbe anche fare, sì. Sì, la facciamo. Peschiamo gratis comunque. Qua stanno per arrivare le cose grosse. Oh raga, cioè se rimane in vita Will, il giorno dopo noi facciamo Calix in tu cose. Sì. Poi, io credo che questo mazzo è forte perché pesca, ok? Però manca la potenza, che magari c'è, cioè, le rune non danno alle creature, capi? Sì. Cioè ti dici... No, quello... il fatto è che è un semi-combo. Cioè, è meglio di Enchantress normale in Storia che era con il pezzo stesso. Condivido. Ok. Allora, qui adesso possiamo veramente pensare di fare una cosa, perché... Allora, se noi facciamo adesso Calix... Allora, qui facciamo Calix. Fai Calix. Dopo lei quanto ti dà? Lei ti dà 3. Ti dà 3 in mano. Fai Calix. Fai Calix. Fai più 1. Andiamo a scavare. Ottimo. Qua probabilmente prendiamo la runa, non prendiamo Jukai. Prendiamo la runa. Ok. Io onestamente non vorrei giocare. Io farei Presence. Potresti fare Presence? Io non farei Presence perché io sono straconvinto che lui gioca Yugi. Quindi voglio una ripartenza. E ci abbiamo anche runa che da spud, no? Ah. Io qua sai cosa farei? Farei solo la runa verde. Anzi, non farei niente. Meno per due. Meno per due. Meno e basta. Meno per due basta. E torno dopo facciamo tutto e ci teniamo aperto di tante opzioni. Perché poi veniamo anche di spinner per rimanere in vita. Va bene. Oddio, ti seguo, guarda. Tu hai giocato il mazzo più... Non so cosa gioca Hop, questo è il problema. Sì, lui è un mazzo un po' sorpresa. Anch'io è possibile che giochi Yugi. Sta rampando di brutto o anche... Come? Gioca forte un po', sì. Sì, infatti, potrebbe anche tirarti una coma, Cioè, per quanto ne sappiamo. Esatto. Vabbè, così ci sta anche bene questa cosa. Questa cosa sì, adesso lui è plausibile aspettarsi qualcosa di enorme con quello che ha pescato. Va bene. Qui intanto facciamo più 1. Non si tiene botta. Qua facciamo Naturalist e partiamo... Anzi. Oh, no, bene. Banishing light. Sì. Precauzione. Sì. Allora, qui abbiamo, se facciamo presence, abbiamo 3 mana. Ok, qua fai presence. Sì. Ma non te lo chiedo, non devo una in pescare. Cioè, fare champion, metto una rossa, pesco, se faccio l'anda metto una verde, meno che bene. Faccio la stessa cosa, infatti. Ah, perché tu prendi il mana dalla Weaver, dici? Esatto. Va bene. Pesco due carte. Anzi, ne pesco di più. Intanto vedi terra che ci piace. La giochiamo. Comunque, tra un poco Calix ult. Runeforge? Sì. Con la Weaver. Con la Weaver, sì. Ci credi che non so che fa Calix. E rimette lì. Sempre library, vero? Sì, esatto. Rimette gli incantesimi dal cimitero in campo. Prendiamo runa verde, anzi prendiamo runa rossa. Oh, vabbè, ce l'abbiamo in mano. Il problema è che adesso volevamo menare, doppia runa rossa era forte. Vabbè, abbiamo altri 2 champions in mano, cioè. Facciamo runa verde. Io ce l'ho in basso perché te ne vieni E ti giuro meniamo tutti. Giochi anche l'altra? Sì, adesso basta. Cioè adesso... Sempre quella verde? No, quella rossa adesso. Meniamo. Ah beh, certo, bisogna dargli rapidità, hai ragione. Anche perché adesso se lui fa Yujin, comunque noi facciamo di nuovo Rune and Forge, meniamo, oppure ci abbiamo Banishing Light, abbiamo delle ripartenze forti. Cioè. Bene. Madonna. Ci ha rifatti la mano? Scartiamo 2 terre. Scartiamo 3 terre. Ah, rosso non ci serve. Un Rune Forge? Un Rune Forge? No, 3 terre. 3 terre. Ah, 3 terre, secchi. Sì. Vabbè, mi tengo la Stomping.
Fai Mugo. Beh, facciamo più uno. Yes. Qua prendiamo un'altra Banishing Light, non serve più pescare. Allora, qui Oppo sicuramente vuole fare rimbalzino. No, vuole fare tipo pesco set. Tipo vuole fare, non so, lui potrebbe avere la terra che rimbalza anche. Può essere, sì. E allora noi facciamo Jukai, facciamo Rune Forge e rimaniamo. Ok. E poi comunque possiamo fare il showdown. Occhio comunque non fare, occhio non tapparsi la rossa adesso. Forte. Ma lui è fortissimo, ti giuro lo gioco. Ti giuro lo gioco. Subito? Subito, sì. Ah, oh, aspetta, però non riesce a dargli il rapido. Ah no, beh, c'è con la Weaver. Tappa Weaver, fai tutto verde. Sì. Oh. Pim. Do rapido. Andiamo rapido e li mettiamo tutte le rune sopra. Ale! Domanda, no? Vai. Ma runa su Weaver non è su naturalista. Sì, sì, sì. Adesso mettiamo la runa con Trample al 5-4. Sì. Quante carte abbiamo nel mazzo comunque? Perché non abbiamo tante. 29, 28. No, abbiamo ancora soltanto. Attenzione, poi giochiamo Visitors, sempre. E lì caliamo tutte le rune che abbiamo nella mano. Sul Visitor? No, la speed la diamo a Naturalist. Ok. La speed la diamo a Naturalist. Mettiamo i segnalini su Ceratops. Occhio che la terra non è una fonte blu. Lo può rimbalzare, o sbaglio? Sì, sì. E vabbè, se lo fa, cioè, vuol dire. Facciamo l'altra runa sul 3-2. Sì. Io pompo il 3-2. Sì, sì, il 3-2. Sì. Perché secondo me ce l'ha la terra che rimbalza. Ce l'ho fatta vedere in primo game. È probabile. Ma così siamo lì, no? Non ci serve fare altro. Così vediamo, basta. E via. Vediamo. E vediamo cosa succede. Se facciamo showdown. Ecco. Minchia, trenaccio. Va bene. Soccia, ste rune.